Salve a tutti ragazzi, prima di lasciarvi con la seconda parte della prima missione di Splinter Cell 1 volevo comunicarvi un piccolo aggiornamento. Infatti ho deciso di cambiare idea riguardo al live commentary su Splinter Cell, perché mi sono reso conto io stesso che giocato senza nessun tipo di commento il video potrebbe risultare, anzi risulta, molto noioso e monotono. Per questo motivo dalla seconda missione, cioè dopo questo video, inizierò anche a commentare mentre gioco, in modo tale da aiutare me stesso e voi a seguire meglio il video e a coinvolgervi maggiormente. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo live commentary, che sarà appunto quello della seconda missione commentata. Ciao a tutti e buona visione. Niente di buono. Ma che strano. Come è successo? Ho sentito come diavolo. Ehi, chi è là? Ma che strano.
Come cosa diavolo? Diavolo, credi di essere? Sono l'unico a vedere un uomo bionico. Ehi, sono qui! Gli agenti Blaustein e Madison. Riposate in pace. Qualcuno ha rimosso i loro ricetrasmettitori. Cosa facciamo ora? Seguiremo i ricetrasmettitori, se possibile. Ehi, qui c'è una telecamera di sorveglianza. Ottima idea. Li troveremo utilizzando gli archivi video. La sala sorveglianza è all'ultimo piano. Un'altra mossa falsa e sei morto. Mi servono delle informazioni. Va bene. Sto cercando due americani, probabilmente morti. Io ho aiutato il necroforo. L'ho aiutato a localizzare i chip. Dove sono? Qui vicino, all'obitorio. Sono morti. Io l'ho aiutato il necroforo a trovare i microchip sotto il cuoio capelluto. I ricetrasmettitori sottocutanei? Sì. Ti prego, non farmi del male. Thank you.
Vorrei parlare col suo superiore. Forse posso aiutarla io, signore. Sì, chiamando il suo superiore. Al momento ci sono solo io. Come posso aiutarla? Vorrei sporgere querela. Allora si rivolga al banco qui a destra. Va bene. Posso aiutarla? Lei è lo stesso poliziotto di prima. Sì, ma questo è il banco informazioni. Dunque, vorrei sporgere querela. Naturalmente, signore. Si accomodi che le cerco qualcuno che la possa aiutare. Ehi, mi sta forse prendendo per i fondelli? Potrei anche farla arrestare, signore. Ottimo lavoro, Fisher. Stiamo analizzando i nastri in questo momento. Eccolo, è lui. L'abbiamo beccato. Puoi trasmettere il suo volto a Echelon? Sto provvedendo. Ehi, guarda, è una targa. 84 KP 214. Fantastico, Fisher. Ora abbiamo tutto quello che ci serve. Raggiungi Wilkes, qui hai finito. Analizziamo le informazioni e ti ricontattiamo.